Amici sportivi appassionati di pallamano, ben ritrovati. Nuovo appuntamento con Handball Mania. Un saluto a Matteo Aldamonte. Ciao. Ciao a tutti. Matteo, reduce dalle fatiche mondiali, è il caso di dire. Spettacolo, gol, risultati in qualche caso anche abbastanza sorprendenti. Qualche indicazione anche in prospettiva azzurra che sta arrivando proprio dai mondiali. Avremo modo di parlarne poi in un focus dedicato proprio ai mondiali in corso di svolgimento, apertura dedicata al massimo campionato maschile, alla Serie A Gold. Cosa sta succedendo, Matteo? Che si sono un po' cristallizzati certi valori? Sì, Bressanone intanto continua a dominare la classifica e anche a causa della gara rinviata tra il Bolzano ed il Conversano ha allungato sul secondo posto, dove intanto si è affacciata Merano, che continua comunque a fare bene. Quello che succederà però nel prossimo fine settimana è la cosa più importante, perché il Bressanone fa visita proprio al Conversano, probabilmente è un'ultima chance, mi prendo la responsabilità di dire questo, per Conversano. Siamo per in due, pensare dai. di riaccorpare un pochettino la classifica, di recuperare sul secondo posto. È una prova interessante anche per quanto riguarda Bressanone, perché Bressanone ha fatto una super stagione fino ad ora, ma gli scontri diretti li ha quasi sempre tutti giocati in casa. Adesso è la prima prova reale, a parte quella sul campo di Sassari, nel campo di una diretta concorrente per il titolo. Allora vediamo se aggiungiamo una terza persona, insomma, favorevole a questo pronostico. Abbiamo ospite quest'oggi Davide Serafini, tecnico del Carpi. Ciao Davide, grazie intanto per aver accolto il nostro invito. Grazie a voi, ciao, bentrovati. So bene che queste vicende che riguardano l'alta classifica per il momento non sono, diciamo così, in cima ai tuoi pensieri, ma sei d'accordo su questa lettura della prossima giornata di campionato? È forse l'ultima chance per il Conversano, tentativo di accorciare rispetto al Bressanone? Ma sicuramente Bressanone è stata la squadra più costante, ha ragione Matteo, gli scontri diretti li ha giocati in casa, però fino adesso è stata praticamente impeccabile. Conversano ha avuto qualche difficoltà, io sono convinto che abbia un roster assolutamente all'altezza per poter combattere fino alla fine. Questa è una partita che ha un significato soprattutto per Conversano, credo, perché deve trovare la fiducia di potersela giocare con Brixen, e credo che ci sarà molta pressione, ma anche se comunque i giochi si vedranno alla fine. Assolutamente sì. Allora, uno sguardo a quanto è successo nello scorso fine settimana, già una proiezione, e che proiezione rispetto al prossimo turno. Matteo, insomma, avendo riguardo al nostro ospite di giornata, al Carpi, ha di che lamentarsi, no? Coach Serafini, per un risultato utile proprio svanito nei secondi finali. Beh, già solo per come è andata è stato un finale veramente singolare, perché di fatto in 7 secondi credo che dal più uno Carpi si sia ritrovata a incassare prima il pareggio dai 7 metri di Dantino, e poi proprio Dantino allo scadere, proprio sul filo della sirena, ha segnato il gol della vittoria. Insomma, credo che ci sia un po' di amaro in bocca, ecco. Beh, sì, grande amarezza, mi dispiace soprattutto per i miei ragazzi che onestamente credo si meritassero una gioia, una soddisfazione, perché abbiamo fatto una partita sempre a rincorrere, però non abbiamo mai mollato, anche quando siamo andati sotto di 5 o addirittura di 6, credo. E abbiamo continuato a giocare, abbiamo avuto fiducia nei nostri mezzi, insomma non siamo crollati come è successo in altre occasioni. E credo che con merito poi siamo andati sopra di uno a fondamentalmente 13 secondi dalla fine, poi abbiamo lì, ci sono stati almeno 3 errori, io credo, arbitrali piuttosto grossolani, che sicuramente hanno influito sul risultato. Onestamente a me non fa piacere parlare di questo, non sono usuale a lamentarmi, non lo farò neanche in questa occasione, anche se obiettivamente l'errore tecnico è stato piuttosto evidente, sia nella rimessa veloce dopo il gol subito, sia nel fatto che su 7 metri hanno fermato il tempo senza motivazione, nel senso che non c'erano sanzioni o altre problematiche diverse, e poi la cosa più importante è che c'era una discrepanza tra il tempo effettivo sul tabellone e quello che invece avevano gli arbitri. E questo non può succedere, perché chiaramente i giocatori e tutti quelli che sono
in campo guardano il tabellone ufficiale, cioè quello che è appeso al muro, non guardano quello che hanno gli arbitri, quindi non può esserci discrepanza e se c'è gli arbitri devono intervenire immediatamente. Quindi questo errore ha portato ai miei giocatori a un certo punto a tirare con fretta, a fermarsi e agli avversari avere la possibilità di avere più tempo per segnare. Quindi questa è la verità. Con questo non voglio assolutamente giustificare la sconfitta che per certi versi potevamo evitare lo stesso nonostante gli errori arbitrali, e quindi pazienza, andiamo avanti, ma l'amarezza rimane. Anche perché non siamo purtroppo abituati a fare dei punti, quindi era tanta roba per noi. Allora, facciamo il punto sul massimo campionato nel servizio e poi continuiamo a discutere con Matteo Aldamonte, con il nostro ospite di giornata. Inutile fare troppi giri di parole. Il sabato della 17ª giornata di Serie A Gold è Conversano-Bressanone. 5 mesi dopo il primo scontro diretto vinto 28-23 in casa dagli altoatesini, la squadra di Davor Ciutura e quella di Alessandro Tarafino si ritrovano una contro l'altra in una sfida dal profumo di playoff e dal sapore di Coppa Italia. Si gioca al Pala San Giacomo nel primo della serie di scontri al vertice che la capolista, fin qui unica imbattuta del campionato, dovrà disputare in trasferta con l'intento di confermare quanto di buono mostrato nella prima parte di regular season. Dall'altro lato i pugliesi, vincitori della Supercoppa lo scorso 21 dicembre, vedono nella gara contro Bressanone una sorta di ultima spiaggia per provare a colmare il ritardo di 6 punti alla pausa natalizia sulla prima posizione. Nel frattempo l'Alperia Merano ha battuto 37-30 sabato scorso la Banca Popolare Fondi, non sono bastate le 14 reti del solito Cagnete ai laziali e hanno agguantato la seconda posizione solitaria, seppure con una partita in più di Conversano. Meranesi di scena sul campo del Secchiarubiera e costretti da una graduatoria che rimane serratissima a fare bottino pieno per tenere a distanza una Sidea Group Fasano di scena proprio a Fondi e tornata intanto a sorridere dopo il 30-27 casalingo a spese di Siracusa. Esordio difficile come da pronostico per l'argentino Rodolfo Jung sulla panchina dei siciliani, mentre, a proposito ancora di allenatori, prima vittoria da guida tecnica della Raimond Sassari per Zupo, 32-25 contro Rubiera alla Pala Santoro e adesso visita a Romagna. A me mi piace partita partita, partita partita. Penso che tiene che arrivare acá Conversano, Fasano, tutti las squadras che están por encima nuestro, de noi, deve arrivare en Sassari. Y partita partita. Penso che si lavoriamos bene, vamos a tener opciones de arrivar al playoff, pero tutti giocano. Nel programma del fine settimana prossimo anche Carpi Cassano Magnago e una interessante Albatro Bressano, trentini a ridosso della quarta piazza e reduci dall'altalena di emozioni che sabato scorso, nel giro di appena 7 secondi, ha ribaltato le sorti della sfida contro Carpi al Palavis. Sotto 31-30, con due colpi di Pascal Dantino, i gialloneri trovano due punti fondamentali in extremis nella corsa verso i playoff. Niente campionato per il Bolzano, ancora fermo vista la convocazione del cileno Auma dai mondiali e perciò niente campionato anche per il Campus Italia, che avrebbe dovuto ricevere proprio i biancorossi. Allora, questo quanto successo, quanto succederà nella prossima giornata? Ecco, ritornando un po' alla parte alta della classifica, Matteo, abbiamo detto dell'importanza che riveste il confronto diretto tra Conversano e Bressanone. Insomma, terzo incomodo al momento Merano, che guarda con grande attenzione anche all'esito della partita, del risultato di sabato. Assolutamente sì, possiamo anche vedere la grafica, così fissiamo meglio da un punto di vista anche numerico proprio le distanze tra queste squadre. E beh, credo che Merano sia molto interessata ovviamente alla situazione di Conversano, perché in questo momento lei è davanti. Conversano deve recuperare la partita con Bolzano e non è una partita semplice, peraltro, quella che Conversano dovrà recuperare, ed è una classifica che effettivamente da Bressanone fino poi anche al Pressano, anche al Bolzano in effetti, che è sesto in classifica, è molto corta, quindi gli scontri diretti, e ce ne saranno tanti, perché poi in una situazione che coinvolge 6 o 7 squadre, mettiamoci dentro anche Sassari, è chiaro che ci sono scontri diretti continui, è una classifica veramente corta e compatta, quindi credo che Merano sia particolarmente interessata, ecco, alle sorti di Conversano. Mi pare altrettanto corta anche sul lato destro, no? Quello che solitamente, insomma, crea maggiore attenzione da parte del Carpi, almeno per
questa stagione. Poi insomma immaginiamo, speriamo, auspichiamo anche degli obiettivi ancora più prestigiosi per il tuo club, a cominciare dal prossimo anno. Mi pare equilibrio in vetta, ma grande equilibrio anche la parte medio-bassa della classifica, Davide. Ma sì, nel senso che sicuramente noi siamo una squadra che ha degli obiettivi che sono sì la salvezza, perché ci teniamo tanto a mantenere la categoria, ma noi abbiamo impostato un progetto, soprattutto quest'anno, anche già l'anno scorso, in cui siamo arrivati in A1 un po' inaspettatamente, perché non era nelle previsioni salire l'anno scorso, per far crescere questo gruppo di ragazzi 2003-2004, che è quello che poi sta facendo le Under 20 nazionale, con l'inserimento di altri giocatori giovani di casa, vedi Nocelli che sono nel 2001-99, quindi un gruppo su cui lavorare per più di un anno e cercare di costruire giocatori italiani che possano mantenere la categoria, crescere dal punto di vista sportivo, e inserendo poi le risorse ci saranno, magari qualche giocatore straniero che possa alzare il livello. Quindi questo è il nostro obiettivo sportivo, ci stiamo riuscendo, nel senso che questi ragazzi stanno migliorando. Diciamo che dal punto di vista tecnico, dal punto di vista dei punti, non c'è abbastanza, la classifica è abbastanza contenuta. Credo che ci siano però fondi e Siracusa, diciamo, in questo momento appena appena un pochettino sopra, anche come roster credo che abbiano un po' più di qualità, e poi dietro ci siamo noi, Lubiera, che ha avuto questa penalizzazione, che secondo me comunque è un posto di tutto rispetto, ci siamo noi sicuramente, Romagna, che sta un po' le cenerentole di questo campionato, ma credo che nella seconda parte della stagione potremo dare fastidio a tanti, perché sia Romagna che noi vedo un po' di crescita, vedo sicuramente un miglioramento sia tecnico che a livello di intensità, e quindi credo che potremo dare fastidio a diversi. Anche perché poi ricordiamo che i giochi nella parte bassa della classifica di fatto saranno chiari soltanto al termine dei play-out, perché c'è una sola squadra che è già certa della retrocessione, tra virgolette, che è il Campus Italia, che l'anno prossimo parteciperà al campionato di Serie A2 Silver. Per il resto poi bisognerà attendere l'esito dei play-out, e lì davvero tutto potrà accadere. Insomma, in questo momento Davide Serafini ha abbastanza delineato la situazione della parte bassa. Vediamo il prossimo turno insieme. Andiamo anche in questo caso a vedere la grafica con le partite del prossimo fine settimana. Abbiamo già detto della sfida del Pala San Giacomo, il big match tra il Conversano e il Bressanone, apertura di giornata a Siracusa, dove la Team Network Albatro affronta il Bressano. Carpi che affronta invece il Cassano Magnago, lo fa al Pala Vallauri, dunque tra le Muramiche, Secchia, Rubiera, Alperia Merano, Banca Popolare Fondi, Sidea, Group Fasano. Nella giornata di domenica poi si gioca la sfida tra Romagna e Raimon Sassari, mentre è rinviata la gara tra il Campus Italia e il Bolzano. C'è ancora Umada che sta giocando i campionati mondiali con il Cile, dunque la gara verrà recuperata il prossimo 15 febbraio. E allora, a proposito di mondiali, ne parleremo tra pochissimo. Prima però, diciamo così, attenzione puntata su quello che è l'evento che interesserà la pallamano italiana. Ci riferiamo alla Final Eight. Insomma, chiaro il quadro, c'è soltanto un piccolo punto interrogativo che riguarda l'orario delle due finali, maschile e femminile, perché insomma si sta concertando con Sky Sport la possibilità di trasmettere in diretta questi due eventi, quindi insomma questione di giorni, e avremo anche lì certezza. Ma in fondo è una problematica che interesserà soltanto quattro squadre, cioè le quattro finaliste, non le altre, Matteo. Esattamente, però nel frattempo ha preso forma il tabellone, ha preso forma il programma. Allora iniziamo da quello maschile, vediamolo anche in questo caso con la grafica. Questo è il tabellone, questi sono gli abbinamenti della Coppa Italia. C'è il remake della finale di Supercoppa, quindi si affronteranno Conversano e Raimon Sassari, Fasano Bolzano da quello stesso lato del tabellone, Bressanone Cassano Magnago, due quarti davvero tosti, e Merano Bressano. Sì, assolutamente sì. Si comincia, come dicevamo, il 2 febbraio con la prima giornata, che è dedicata ai due quarti maschili delle due squadre meglio piazzate, quindi il Bressanone da capolista ed il Conversano, altri due quarti di finale il giorno dopo, poi le semifinali, la finale che è stata convenzionalmente in questo momento posizionata come orario alle 19, poi è un orario, come dicevi bene, ancora da confermare. Davide, che Final Eight immagini?
immagini. Poi si giocherà nella tua terra, insomma, Rimini, quindi da questo punto di vista siamo certi, a parte quella che è una partecipazione speciale che il Carpi insomma avrà proprio durante quel periodo, ma non sveliamo ancora insomma l'ufficialità di certe organizzazioni che stanno prendendo corpo proprio in questi giorni. Ecco, che Coppa Italia, che Fanaletti, immagini, soprattutto la scelta di Rimini, insomma, un prestigiosissimo RDS Stadium, e il ritorno, esatto, della palla a mano a Rimini, anche questa credo sia una notizia. Fa molto piacere che l'Emilia Romagna sia sempre molto disponibile ad ospitare la pallamano, sia quando era Salso Maggiore che qui a Rimini, che è un bellissimo palazzetto, una bellissima struttura, insomma, quindi siamo molto contenti di avere questo evento qui vicino per poterlo vedere, purtroppo non da protagonisti, ma speriamo in un prossimo futuro. E è molto interessante, questi accoppiamenti iniziali venuti dalla classifica sono molto interessanti perché offrono sfide nelle sfide, subito derby, situazioni comunque come il primo turno tra Conversano e Sassari. Credo che siano davvero interessanti tutti gli accoppiamenti iniziali e è sicuramente interessante il fatto che davvero di queste 8, probabilmente 7 hanno davvero le carte in regola per poter fare bene sia nella partita singola che nelle tre partite. Cassano sicuramente è un'ottima squadra, hanno meritato il passaggio alla Coppa Italia, devo dire che sicuramente a livello di roster probabilmente sono un gradino sotto rispetto a tutte le altre, mentre le altre 7 sono tutte squadre temibili, tutte squadre con potenziale più alto, e sono convinto che ci divertiremo, sarà un bello spettacolo. Assolutamente sì, mai come in questa edizione della Final di Coppa Italia è davvero difficile offrire un pronostico abbastanza insomma pensato, ragionato, insomma, certo. Beh, quando diciamo che ci sono 7 squadre per 4 posti nella lotta playoff, in Final 8 ne abbiamo 8, quindi quelle 7 tutte potenzialmente, come diceva Davide, potrebbero vincere. A proposito di Cassano, ho rubato dal web ieri un post che ho visto di Alessio Moretti con delle piccole icone, diceva ci vediamo a Rimini, insomma questo... Non si sa ancora se da turista o da giocatore. Ecco, io gli auguro naturalmente di poter rientrare. Di certo non giocherà sabato contro il Carpi. No, questo sicuramente no. Davide, da questo punto di vista, insomma, non credo Alessio è un giocatore, un grande giocatore, un ragazzo d'oro, insomma, mi farebbe piacere averlo in campo anche sabato con noi, perché vorrebbe dire che sta bene e questa è la cosa più importante, oltre che per Cassano anche per tutto il movimento nazionale, quindi spero che, sono sicuro che Cassano con anche Alessio sarebbe un'ulteriore squadra molto difficile, anche se devo dire che stanno facendo comunque un ottimo campionato e che quindi si meritano assolutamente di stare nelle prime 8. Matteo, come si accederà e com'è possibile accedere alla RDS Arena? Dalla giornata di martedì, dalla giornata di martedì sono in vendita i biglietti, come al solito il riferimento è quello del circuito Viva Ticket, che è partner degli eventi principali delle nazionali azzurre e della pallamano italiana. C'è la possibilità sia di acquistare l'abbonamento sia di acquistare le singole giornate con tutti i prezzi che ovviamente sono disponibili e consultabili su Viva Ticket, e la gratuità decisa dalla federazione per tutti gli under 15, a prescindere che siano tesserati o meno, ovviamente per i piccoli appassionati di pallamano. Questa è una bella notizia, e anche per le società che li porteranno sugli spalti dell'RDS Stadium. Ci aspettiamo tantissimi giovani, ecco, l'opportunità di accedere gratuitamente alla 4 giorni di pallamano, credo, Davide, soprattutto da parte dei club emiliani, che sono sempre molto attivi e molto attenti anche ai loro settori giovanili, rappresenti un'opportunità da sfruttare. Assolutamente sì, è ben servita Rimini da tutte le autostrade, comoda, è una zona che ha assolutamente la possibilità di ricevere centinaia di migliaia di persone tutte le estati, quindi sono sicuro che chiunque abbia voglia di venire troverà le migliori condizioni per potersi fermare e vedere 3 giorni di pallamano, insomma, per quello che possiamo in Italia, di ottimo livello. Ed allora, la Coppa Italia, ricordiamo, 2-5 febbraio, arriverà a distanza di qualche giorno
dalla chiusura dei mondiali che sono in corso di svolgimento, con una attesissima finale in una mega struttura. Non possiamo immaginare il sold out e soprattutto il numero di presenti a quell'atto finale, quale punta ovviamente la squadra padrona di casa, la Svezia. Ed è un mondiale che, come dicevamo, Matteo, sta riservando anche qualche sorpresa. Beh, sono arrivate le prime vittorie di sempre per tante squadre. Bisogna dire che la formula aiuta, perché con 32 squadre... Cioè, il primo girone, esatto, diciamo che è di allenamento. Con 3 squadre su 4 e con degli scontri anche un po', ecco, particolari, esotici, diciamo, diciamo così, ha portato le prime vittorie però di nazioni come gli Stati Uniti d'America, che non avevano mai vinto una partita al mondiale. Ha vinto il Belgio. Fa meno notizia, ma i Paesi Bassi era dal 61 che non tornavano in un campionato del mondo, lo hanno fatto con un wild card e adesso sono al main round. Ma ecco, hanno... nulla contro il Belgio, però voglio aprire una parentesi, tutta la simpatia per il Belgio, per i belgi, però Davide, a volte nella vita, così come nello sport, bisogna avere anche un po' di fortuna. Cioè, il Belgio doveva affrontare la Russia e poi eventualmente, battuta la Russia, affrontare la Bielorussia. Poi è successo quel che è successo, tristezza profondissima, Russia e Bielorussia sono state estromesse e il Belgio si è ritrovato nella fase finale dei mondiali. Ricordiamo, ma questo per onor di cronaca, che il Belgio ha perso di 11 contro l'Italia in una gara amichevole disputata a Chieti. Cioè, a volte bisogna avere anche un pizzico di fortuna. Sì, sono d'accordo con te, sicuramente hanno avuto la strada un pochettino più libera davanti a loro. No, hanno avuto proprio ostacoli. Però sì, sicuramente ci vuole anche quello, anche se io nello sport credo che la fortuna a lungo andare, insomma, sia importante ma non determinante. Noi, se vogliamo crescere, dobbiamo fare un percorso solido, dobbiamo lavorare tanto, rimboccarci le maniche, insomma, e meritarcela. Poi dopo è chiaro che magari, ecco, se venisse a qualche sorteggio nei prossimi anni un'urna un pochettino più agevole, ecco, sarebbe quell'aiutino, quel pizzico di fortuna, esatto, in più, che però nulla di essere... non è straordinario, ma un aiutino, hai detto, esatto, bene. Vabbè, comunque, onore al Belgio, che comunque sta partecipando ai mondiali. Chiedo l'aiuto alla nostra regia per rimostrarci di nuovo le immagini che stavamo vedendo in precedenza, perché possiamo così fissare le partite che andranno su Eleven Sports per quanto riguarda il main round di questi campionati mondiali. Abbiamo cominciato nella serata di ieri con la gara tra Spagna e Polonia, questa sera alle 20:30 c'è Norvegia-Serbia, siamo, lo ripeto, all'interno del main round, quindi la seconda fase che decide poi il tabellone dei quarti di finale. Islanda-Svezia il 20 gennaio alle 20:30, il 22 gennaio alle 21 un assaggio probabilmente di semifinali, chissà, Spagna-Francia, e il 23 gennaio Danimarca-Egitto, anche qui sono due super squadre, la Danimarca è campione del mondo in carica, Egitto quarto agli ultimi giochi olimpici e ha dimostrato di essere veramente una squadra solida, ha asfaltato letteralmente la Croazia nella partita d'esordio al mondiale. La tua favorita, Davide, o le tue favorite, dai, ti concedo insomma anche una doppia opzione. Io credo che non si andrà molto lontano dagli ultimi giochi olimpici e credo che Danimarca e Francia siano le squadre che hanno più possibilità di arrivare alla finale. Dopo lì è chiaro che una finale è sempre una finale. L'outsider? Non saprei darti altri contendenti, credo che sicuramente Spagna, sicuramente Svezia, Norvegia saranno della partita, insomma. Di grandi outsider non ne vedo. Certo, quando ci sono 5 squadre che possono vincere il mondiale è difficile anche trovare l'outsider, no? Poi, perché effettivamente sono 5 squadre tutte fortissime. Da quelli lì faccio fatica a trovare una squadra che davvero possa superare un ostacolo come quelli di cui abbiamo parlato adesso. Sì. Bene, grazie Davide. Noi ci ritroviamo all'RDS Stadium tra pochissimo e quindi avremo modo di chiacchierare live su quelle che sono le tematiche della nostra pallamano. Grazie Davide. Grazie a voi e buona giornata. Ciao Davide. Ciao. Noi ci fermiamo, pochi istanti di pausa della seconda parte, spazio al campionato di Serie A femminile.
Seconda parte, come detto e come anticipato, spazio al massimo campionato femminile che vive ancora del dominio della Cassa Rurale Pontinia. Iomi Salerno attaccata a un punto, Erice che non molla, Bressanone che risale, anche qui non mancano gli spunti di interesse. E anche qui, dando un'occhiata a quello che succederà sabato, la domanda è: si spacca o non si spacca la classifica? Ci sono due squadre e quindi Salerno riuscirà a staccare quasi definitivamente Erice, o Erice riuscirà a rientrare? Questo è il tema sicuramente della 14ª giornata. Occhio però anche in coda, perché si giocano partite interessanti, vediamo. Molto della lotta al vertice in Serie A1 si deciderà sabato prossimo, o meglio, la 14ª giornata di regular season dirà con ogni probabilità e a meno di clamorose sorprese se la corsa al primo posto sarà ridotta a due sole squadre, Cassa Rurale Pontinia e Iomi Salerno, oppure se ci sarà spazio anche per la C Lifestyle Erice come terza interprete. Molto, forse tutto, è nelle mani delle siciliane che sabato prossimo, nel big match proposto dal calendario, riceveranno proprio la visita di Salerno. Il ritardo di 3 punti impone alle trapanesi, allenate da Edina Borsos, assediate intanto dal Brixen Sud Tirol tornato a -1, di non fallire l'impegno tra le mura amiche del Palacardella. Le campane vengono però da 6 risultati utili consecutivi tra campionato e Supercoppa e rimangono favorite anche alla luce del successo 32-25 maturato all'andata. Partita comunque da non sbagliare per entrambe. Però sicuramente vamos a estar fuertes porque queremos ganar no solo la próxima partida. Queremos ganar la Liga, queremos ganar la Copa y eso hay que trabajar mucho. Y vamos a trabajar todos los días para eso. Y creo que la próxima semana tendremos un partido muy, muy bonito en Erice. Nel frattempo, dopo aver colto la 12ª vittoria consecutiva in casa e superando agevolmente la Starmed TMS Teramo, la capolista Pontinia fa visita alla Tusce Prato nel match delle 21. Se la copertina è di Erice e Salerno, merita un focus anche la lotta a salvezza. Scontro delicatissimo tra Teramo e Alibest Espresso Mestrino al Pala San Nicolò. Entrambe giacciono sul fondo della classifica con 2 soli punti conquistati e la necessità di smuovere la graduatoria non tanto per evitare i play-out, che appaiono come uno scenario più che concreto, ma quantomeno per dare una ulteriore scossa alla stagione dopo quella legata ai rispettivi cambi di panchina. Suscita interesse anche Mezzocorona Padova, sfida sulla quale anche il tecnico azzurro Giuseppe Tedesco metterà gli occhi vista la presenza di tante azzurre e azzurrine, occhi puntati su Aurora Gislimberti con 110 reti saldamente al comando della classifica marcatrici. Dopo il trionfo nel derby contro la Casalgrande Padana, la Segur Fox Ferrara fa visita al Cassano Magnago in un match che mette in palio punti rilevanti nella caccia alla salvezza diretta, evitando i play-out. Completa il programma il match tra Brixen Sud Tirol e proprio Casalgrande. Pressione tutta sulle altoatesine, a -1 dal terzo posto e alla ricerca di continuità dopo una prima parte di stagione altalenante. Allora, duelli interessanti in testa e in coda. Ovviamente la sfida tra AC Lifestyle e Nebolerice Iomi Salerno è quella che catalizzerà un po' le attenzioni. Pontini e Bressanone chiaramente guarderanno anche con occhio interessato all'andamento di quella partita. Facevi riferimento a Gislimberti, Matteo, poi al limite ne parleremo in occasione di un prossimo appuntamento, ma guardando un po' la classifica anche dei marcatori, delle marcatrici, in questo senso tante giovani del massimo campionato si stanno proponendo le attenzioni. Abbiamo in prospettiva nazionale Under 20 davvero molto interessante, Gislimberti, ma anche Serena Egliarrua sta facendo faville a Padova, forse l'anno della sua consacrazione. Iamu ferma per infortunio e che fino a poco tempo fa combatteva con Russo Mando a Salerno, cioè tante giovani che veramente... Sì, questa è un'ottima notizia naturalmente, no? Perché... insomma, queste ragazze poi nel caso di Gislimberti si stanno proprio letteralmente caricando la squadra sulle spalle. E non è più una sorpresa perché insomma è già, siamo alle conferme. Andiamo al prossimo turno. Andiamo in grafica, vediamolo insieme partendo proprio dalla partita di cui parlavamo in precedenza, quindi AC Lifestyle Erice Iomi Salerno alle 18, stesso orario per Mezzocorona Cellini Padova e ancora stesso orario per Starmed TMS Teramo Alibest Espresso Mestrino, gara che permetterà probabilmente a una delle due di muovere finalmente la classifica. Sono entrambe in coda con 2 punti. Ultima spiaggia. Sì, anche se lo dicevamo nel servizio, riuscire ad uscire in questo momento dalla zona play-out la vedo difficile per entrambe, però almeno
garantirsi poi un abbinamento più comodo successivamente. Anche ricordiamo, l'ultima retrocede direttamente, l'altra ed evitare la retrocessione, esattamente. Cassano Magnago, Secur Fox Ferrara, Brixen su Tirol, Casal Grande Padana, alle 21 Tusce Prato, Cassa Rurale Pontina, con Pontina che scenderà in campo già sapendo ovviamente quello che sarà successo ad Erice. Giornata molto interessante, anche l'ultima prima della sosta, perché poi insomma ci si darà appuntamento anche per le donne alla RDS Stadium di Rimini per le Final Eight. E allora anche qua vediamo il tabellone, l'avevamo già visto nei precedenti appuntamenti insieme, però lo fissiamo come abbiamo fatto anche per gli uomini. Lato sinistro con Salerno Ferrara ai quarti di finale, Erice Casalgrande, Pontinia che affronterà il Cellini Padova e Brixen Cassano Magnago. Piccolissima curiosità, ovviamente frutto del caso, Brixen Cassano Magnago è lo stesso quarto di finale che si gioca nel torneo maschile. Questi sono gli abbinamenti legati invece e posizionati soprattutto all'interno del calendario, quindi da un punto di vista orario anche qui la precisazione vale come per gli uomini, l'orario della finale è ancora da confermare. Bene, grazie, abbiamo sforato di qualche minuto ma ne valeva la pena. Grazie a Matteo Aldamonte, a Sabrina Alessio al coordinamento, a Davide Serafini che è stato in nostra compagnia nella prima parte di Handball Mania. Noi ci ritroviamo giovedì prossimo, arrivederci e buona pallamano a tutti.